Parliamo qui con l'assessore regionale al lavoro della Regione Marche, nonché con delega alla sicurezza Stefano Paluzzi. La sua presenza oggi qui è stata importantissima, ha parlato di sicurezza nei luoghi di lavoro. E cosa sta facendo in questo momento però la Regione Marche appunto per sensibilizzare sempre di più i lavoratori e le aziende alla sicurezza sul lavoro? Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema che non si riesce mai ad affrontare, a definire, diciamo così, del tutto compiutamente, perché anche se rimanesse un solo incidente all'anno sarebbe comunque grave. Noi purtroppo viviamo una situazione ben diversa, non parlo di Marche, parlo in generale di grande sofferenza. Proprio in queste ore sono successe cose a livello nazionale tutto nello stesso giorno particolarmente gravi, ma io temo che un po' tutti i giorni succedano continuamente. Le Marche sotto questo punto di vista non sono, diciamo, né fanalino di coda né da podio, se vogliamo. È chiaro che da noi comunque c'è una sensibilità sotto questo punto di vista, sia da parte delle istituzioni che da parte del mondo imprenditoriale, dell'associazionismo che rappresenta i lavoratori, che rappresenta coloro che hanno anche subito situazioni di questo genere, ma anche da parte dei lavoratori stessi. C'è una maturità. Questo, nonostante questo, però le situazioni vanno comunque sempre affrontate, monitorate e sicuramente migliorate, perché nonostante questo anche nelle Marche c'è un'incidenza assai forte di incidenti, malattie sul lavoro, di situazioni di questo genere. La Regione Marche cerca di fare del proprio meglio, sia per quel che riguarda i fondi da indirizzare sulla vigilanza, diciamo così, che comunque una iniziativa che vede la Regione Marche come protagonista, ma anche di sensibilizzazione proprio verso il mondo del lavoro. Questo appartiene anche proprio al mio assessorato, e la collaborazione anche con la vostra associazione stessa, che in qualche modo ha portato dei buoni frutti e deve continuare a dare buoni frutti, perché ogni passo in più che si fa sotto questo punto di vista è comunque un passo importantissimo, anche qualora fosse minimale. Secondo me una delle cose, l'ho detto anche prima nell'intervista, in parte sono stato criticato su questo da una parte, diciamo così, sindacale, la stabilità del posto di lavoro, la stabilità, perché il lavoro più è precario e più lascia spazi anche, diciamo così, alla cosiddetta disattenzione. Chi più si è pratici del proprio posto di lavoro, più si conosce la propria attività, il proprio mestiere, il luogo stesso dove si opera, e più ovviamente si ha la possibilità di prevenire anche degli incidenti. Quindi sotto questo punto di vista la Regione Marche sta facendo molto per incoraggiare l'impresa all'assunzione, alla stabilizzazione, alla trasformazione dei contratti da precari a tempo magari indeterminato. Anche le stesse attività di formazione ultimamente le stiamo orientando anche con formazione ad assunzione, diciamo così, certa alla fine del percorso, diciamo, di formazione stesso. Quindi ecco, cerchiamo di fare del nostro meglio, ogni cosa in più comunque che si possa fare è la benvenuta, soprattutto in questo ambito. Perfetto. Lei nella tavola rotonda poco fa ha parlato di infortunati che sono diventati formatori per la sicurezza grazie al progetto di AMMIL nazionale, che è Scuola della Testimonianza, che ha firmato un protocollo d'intesa con la Regione Marche nel dicembre del 2019. Questo protocollo scadrà a fine 2023. Chiedo così in diretta a lei se sarà possibile sicuramente il rinnovo di questo progetto per portare avanti questi progetti di formazione. Io porto spesso, come ho fatto oggi, questo esempio, perché lo ritengo un esempio molto positivo, utile, veramente nella concretezza, al di là del posto di lavoro che si può trovare per chi è che ha una situazione svantaggiata, ma anche soprattutto per la sicurezza di tutti i lavoratori. Quindi non mi ricordavo neanche che scadesse alla fine di questo anno, ma dovremmo fare... Io lo ricordo, però dobbiamo incontrare prima della scadenza. E fai bene, ovviamente, adesso a parte questa cosa. Comunque io credo che la valenza di questa attività sia indubbia e credo che dovremmo far di tutto per cercare di dargli continuità. Su questo io non avrei molti dubbi. La ringrazio, Assessore, grazie a voi per la collaborazione. Grazie.